Sono arrivato con Miracle, una figlia. È stato difficile arrivare in Italia. Un miracolo di Dio. La gente di Volpedo è stata molto brava. Amiamo vedere come queste persone ci mostrino il loro amore. Il suo nome è Stefano Volpedo. Loro rientrano all'interno di un progetto di accoglienza che è finanziato dal Ministero dell'Interno, quindi noi abbiamo come referente la prefettura, ovviamente, e quindi l'associazione si preoccupa di fornire loro il vitto e l'alloggio, quindi viene pagato l'affitto per l'alloggio, gli viene fornita la spesa e gli viene dato anche un pocket money, che non sono i migliaia di euro dei quali ci sono notizie in giro, ma sono 35 euro a persona al mese che servono per le loro piccole spese e che possiamo dire anche danno una mano poi a quello che è il sistema territorio, perché alla fine le piccole cose le acquistano nei negozi del paese. Per un paese di 1200 abitanti è qualcosa di importante anche quello. In queste 35 euro al mese sono considerate anche i bambini o solo per i genitori? No, sono considerate anche i bambini, anzi i bambini a dire la verità ne prendono 40. Perché hanno esigenze differenti. Io sono il padrino del piccolo Stefano Volpedo e questo mi riempie di orgoglio, anche perché non avendo figli lo vedo un po' come una creatura proiettata verso una società multietnica e di cui anche nei piccoli paesi dobbiamo renderci conto. Non abbiamo mai sperato in questa vita, non abbiamo mai pianificato questo. È successo, ogni cosa è successa come un miracolo. Le brave persone esistono in questo mondo. Le persone di Volpedo mi hanno dato vestiti, scarpe, moltissime cose. Sono persone ok, sono felice con loro. Questa famiglia è entrata subito nel cuore dei volpedesi perché sono stati conquistati, i volpedesi dal loro modo di porsi, dal loro modo di fare. Fare un esempio, loro sono cristiani protestanti, immediatamente sono andati subito alla messa domenicale tutti i giorni. Loro tutte le mattine aiutano il comune di Volpedo pulendo le strade in modo molto egregio. E c'è da dire che facendo così sono ben visti dalla popolazione. Anch'io, come per gli altri sindaci, se mi fossero imposto in una piccola comunità come Volpedo di 1230 abitanti, circa 20 o 25 migranti, avrei detto di no, ma con dei programmi condivisi, con dei programmi calati nella realtà quotidiana dei paesi, loro si dice di sì. Voglio dire grazie alla gente di Volpedo e a tutti gli italiani. Perché siamo felici. Amiamo stare qui.